Vogliamo fare salire l'ospite? Io direi di sì. Allora, Tina, si può incominciare a venire qua sul Allora, palco? Stasera abbiamo un ospite particolare. Sì. Perché lei è molto conosciuta come la poetessa della poesia italiana nel mondo. Sì. Signori e signori, Tina, Tina Piccolo. Piccolo, vai, applausi forte forte. Buonasera. Tieni, tieni in Tina. Mezzo. In mezzo, allora, Tina. Sono veramente felice di essere qui a Ciao TV. Sì. Ci sono stata altre volte. Sì. Per serate meravigliose. Sì. Puoi essere con te, Mario Landi. Grazie, che ha una Tina. Bellissima voce. Grazie. E te lo dico veramente con tutto il cuore. Grazie, Tina. E con l'amica mia del cuore, Mary Fabrucino. Grazie. Che grazie, è Tina. Una donna stupenda. È una donna stupenda, sicuramente. Questo mi dà veramente gioia, tanta gioia. Noi siamo onorati di averti qua con noi in questa bellissima trasmissione. Veramente tu te lo meriti, tutto il successo di questo mondo, Tina, perché io ho letto qualche tua poesia, anzi ne approfitto, scusami. Sì, si è portato il libro di nuovo. Mi sono portato il libro che mi hai regalato mercoledì. Allora, però mi devi fare la dedica. Io ho letto qualche tua poesia e, signore e signori, sono stupende. Allora questa sera mi fai una bella dedica in diretta e io ti ringrazio tanto. Avete mai visto una dedica in diretta? No. Ma noi facciamo tutto in diretta, vedi? Vedo. Ah. Te lo meriti veramente, Tina. Un applauso, gentilmente. Applausi per Tina, l'ambasciatrice della poesia nel mondo, signori. Grazie. Ok. Grazie, Tina. Veramente di cuore. Grazie. Facciamo vedere il libro. Facciamo vedere il libro che mi ha regalato. Che mi ha regalato un po' tutte le tue poesie. Sì. Allora, Mario Landi, voce del cuore, grande personaggio del mondo canoro. Con tutto il cuore di Tina Piccolo. Grazie, Tina. Un bacione adesso. Grazie, Tina. Grazie. Allora, Tina, sì, che cosa hai in programma per i tuoi prossimi lavori? Allora, io chiedo scusa perché stasera sono un po' corauca. Sì. L'altro ieri proprio sono stata presidente di giuria al premio di Ottaviano Ave Vergine Maria, quindi è stata una serata di recitazione di premi e mi trovo un tantino rauca. Prossimamente abbiamo un grande premio con l'onorevole Luciano Schifone. Tantissimi ospiti del mondo letterario, poeti che arrivano veramente da tutta Italia e anche dall'estero, al Maschio Angioino il 26 di questo mese e poi il 27 presenterò alla Feltrinelli di Pomigliano il libro del poeta Mario Volpe, che è una voce singolare della nostra città di Pomigliano d'Arco. E poi sono tantissimi altri impegni, saremo qua ad elencarli fino a domani. Sono tantissimi e te lo meriti perché veramente sei un grande personaggio, Tina. Grazie. Di cuore, veramente di cuore sei un grande personaggio. Allora, bravo. Io però adesso vorrei ascoltare qualche cosa di tuo. Sì, facci ascoltare una bella poesia, Tina. Allora, breve, io sono abituata alle poesie brevi. Sì. Non lo so se c'è una c'è un po' di sottofondo musicale, altrimenti la recito così, niente. Non ci sta, vai così ancora più bello. Questo è il libro più recente. Ti mantengo il microfono. Grazie, che ho scritto insieme al giornalista Giuseppe Nappa, Napoli nel cuore, che è una lancia aspettata a favori della nostra Napoli, della sua bellezza, del suo mito, e ci sono tanti personaggi che hanno dato la loro firma, ecco la prefazione di Diego Paura. Questo è l'ultimo libro. Poi quello precedente è stato il Diario di Alma, che ha avuto un grande successo, è stato presentato anche al Consiglio regionale e che parla della violenza subita dalle donne tra le mura domestiche, perché quante donne soffrono, subiscono la violenza di mariti che non sanno neanche che cos'è l'amore e stanno zitte. No, donne, ribellatevi, abbiate il coraggio di dire no, ma veramente no. La donna è fatta per essere amata, non per essere calpestata, picchiata e uccisa. È orrore.
Brava Tina. Approfitto per salutare Giuseppe Nappa che ci sta ascoltando e Gabriele Blair, grande amico anche lui, che ha fatto tanti anni di Rai. È una brevissima poesia dedicata a tutti gli innamorati di questo mondo. Ragazzi, quando scoprite di volervi bene, difendete questo sentimento. Io dico sempre che invidiano le mie coppe, i miei trofei. Sono oltre 2500 premi vinti in tutto il mondo, persino in India. Però credetemi, io ripeto a tutti che la cosa più preziosa della vita è l'amore. Quindi quando l'avete tra le mani, non lo perdete, non lasciatevelo sfuggire. Si te fai più vicina. Si te fai più vicina. Tu puoi pigliare il calore e tu respira. E si da cuore nato po' gorilla. Può sentir come mi sbatto il cuore. Si può fare più a zicca e ci abbracciamo con tutta passione. Noi scomparimmo e diventammo amore. Brava. Brava Tina, brava. Complimenti, complimenti. Bellissima, bellissima, veramente bellissima. Vabbè, allora, prima che tutto, va via, sono tutte belle. Aspetta, Lian. Sei sì. Pronto? Allora, noi ti vogliamo anche ringraziare per mercoledì. Sì, certo. Vogliamo, che e questo voglio fare. Ecco. Bellissimo. Voglio dare un piccolo anticipo sì. Per parlare del cortometraggio che abbiamo girato. Che abbiamo girato mercoledì a casa tua, Mary. Con la regia di Enzo Sorrentino, che ne approfittiamo per salutarlo. Ciao Enzo. E non è ancora finito, perché la settimana prossima girerà anche a Salerno. Bravissimo, non la abbracciamo. E poi si andrà al montaggio. Noi ti ringraziamo per averci ospitato a casa allora tua. Ecco, aspetta. Eccoci qua. Eccoci. Allora, questo è un pezzettino di un backstage. Bellissimo. Io sono la sorella di quel colonnello. Sì. Sei la sorella del colonnello Giacomo Casaburi, che ne approfittiamo per salutarlo. Ecco, in anteprima, un pochettino in anteprima di questo cortometraggio. Qua mi sembra che ci sono anch'io, sì, c'è la Mary. Questa è casa mia. Questa è casa tua. Complimenti, c'è una... ecco, il giardino. Questo è il... il giardino dove si svolge la violenza. La violenza è stato sì. Girato la scena più importante. Sì. Enzo Sorrentino che ci dà il tocco di magia. Il tocco di magia. Momento. Va bene, ci vuole perché poi... quella è la Mary. La truccatrice Mary ha fatto un pochettino di tutto. Infatti. Eccoci qua, siamo. Mi sembra che stiamo. Questa è la scena dove andiamo a catturare. Guarda. Bella. Bravissimi. Mario Iacone, che bella, salutiamo. Qua siamo un pochettino di relax, ancora relax. Brava, bellissimo cortometraggio. Queste sono alcune scene, un pochettino di scene fatte sì. Mercoledì scorso lì a Pompigliano d'Arco. È stata una bella cosa, una bella emozione. Lian, c'erano anche le foto. Eccole qua, ecco. Le foto, eccoci qua. Proprio tutte e tre. Eccoci qua, come siamo adesso. Come siamo adesso? Io sto in mezzo, però adesso. Ci siamo coinvolti un pochettino. Sono una parte dei miei premi. Dei due trofei, li ho ammirato. Sì. Ecco, sono questo io con, il con Enzo Sorrentino, con il regista. Io farò, benissimo. Faccio parte. Che guappo! Faccio parte. Faccio il ruolo del. Eccoci qua. Ah, oh! No. Che intenzione hai? Oh mamma! Nessuna. Belle. Questa è un'altra bella scena girata in macchina. Belle. Bellissimo. Andremo in Eurovisione, vero? Sicuramente sarà un successo, bello, successo bello. Sarà un bellissimo cortometraggio. Non ho veramente dubbi, sarà un grande successo. In bocca al lupo a tutti. Grazie Lian, grazie in queste belle scene, grazie Mary. Ringraziamo l'amico Sorrentino, regista. Bellissimo. È stata una bella cosa, veramente una bella emozione. Io sono ancora emozionato, ti dico, Mary, veramente. Per me è stata qualcosa la prima di... esperienza come attrice, anche, veramente. Anche per me è stata la prima volta anche recitare. Anche per lui è stata la prima volta. Bellissimo. Stavolta ho scelto bellissimo. Persone che non hanno mai recitato.
E ce la siamo cavate benissimo. Sono andato benissimo. Io ti ringrazio. Ti ringrazio. Meraviglioso. Sicuramente. Metterò sempre qualcosa in più quando si fa qualcosa di bello. Meglio. Certo, bravo. Sono e allora, che dire? Certo. Che dire? Lasciamo andare Tina. Sì, la salutiamo. La salutiamo forte forte. Sì. Noi ti aspettiamo sempre. Quando vuoi venire qui con noi, sarai sempre la bena accetta, perché un personaggio come te, merita questi palcoscenici. No, noi abbiamo in programma di fare una cosa, ecco, meglio brava, non parlarne. Brava, bravissima. Meglio non parlarne. Va benissimo. Abbiamo un segreto che poi svoleremo. Quindi ciao TV, un bacione. Che è una televisione meravigliosa. Ciao i proprietari, Liane, ciao carissimi, siete veramente stupendi. Mi accogliete con amore e vi ricambio con amore. Grazie. Grazie Tina, un bacione forte forte. Grazie, grazie. Lasciamo Tina, questo grande personaggio della poesia, l'ambasciatrice nel mondo, Mary. E non è da tutti, eh? È certo che non è da tutti. Non è da tutti, signori miei.